sì. Abbiamo chiesto un incontro con la ministra Cancellieri, non so se è informato. È la petizione che ha raccolto 12.000 firme per il rilascio di un permesso umanitario ai profughi che vengono alla Libia. Lo conosco bene. Sappiamo che abbiamo, che sia il tavolo asilo, che la Croce Rossa, che altri hanno chiesto, hanno inviato una lettera alla rete dei comuni solidali. Noi di firme ne abbiamo raccolte 12.000 che chiedono questa cosa. Abbiamo chiesto un incontro con la ministra Cancellieri che non ci ha ancora ricevuto, parliamo di una organizzazione. Manca solo la sua di firma, quello volevamo dire, cioè ci sono 12.000 firme, manca la firma di un ministero. Ma forse ne manca la firma al decreto. Manca una firma, un decreto che speriamo arrivi. Sottolineo, qui c'è un ragazzo del Mali, per esempio, ha ricevuto un diniego. Questa cosa comporta. Ma spese... da dove sei? Del nord o del sud del Mali? Tu vieni di nord o di sud? Sei in ragione tranquillo, dal nord è più preoccupante. Però lavorava in Libia e dalla Libia lei sa benissimo che sono dovuti scappare. Il problema è che stanno ricevendo i dinieghi e sa che questo comporta la fine dell'accoglienza, i ricorsi, i soldi. È un problema che conosco benissimo, è un problema che la ministra Cancellieri sta affrontando, è un problema che dobbiamo risolvere. Urgentemente. Lo sappiamo. Continueremo a raccogliere le firme. Voi fate bene a raccogliere le firme, è quello che dovete fare. Però... e voi dovete firmare. Però dipende cosa. Un decreto che dia i permessi umanitari. Secondo me è una situazione molto complessa. È una situazione molto complessa, è una situazione anche difficile perché loro vivono in una condizione surreale, ma ormai è una condizione che deve finire, quindi bisogna trovare una soluzione. Perché sa che poi finiranno nei campi, come lei ha detto in questi giorni, bisogna tutelare le persone sfruttate, no, ecco, finiranno lì oppure finiranno nelle braccia della criminalità. Non possono finire perché molti vengono dall'Eritrea, vengono, non posso tornare. Serve un decreto. Ciao, arrivederci.